tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Occhio! Io mi auguro che l'amministrazione a questo punto veramente ci dica che ci risolve il problema a breve. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Come avete visto dalla copertina, il telegiornale questa sera si apre e darà ampio spazio al maltempo, alla mareggiata che ha colpito, flagellato la costa marchigiana. Tanti i disagi, molti i disagi, tanti stabilimenti balneari sono stati danneggiati, strade invase dai detriti, chilometri di spiagge cancellate. Vediamo il primo servizio curato da Lino Balestra. La costa marchigiana è stata frustata impietosamente per tutta la notte scorsa fino alle 10 di questa mattina dal vento di Levante, creando notevoli danni a strutture e attività balneari e cancellando intere concessioni balneari. La conta precisa dei danni è ancora in corso, ma sicuramente parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro in ogni città colpita in queste ore e che si vanno ad aggiungere ai milioni di euro accusati dal settore agricolo nell'entroterra, messo in ginocchio dai nubifragi dei giorni scorsi. E la nottata deve ancora passare, come si dice, perché il prossimo fine settimana è previsto un'ulteriore ondata di maltempo che aggraverà ulteriormente le condizioni lungo tutto il litorale marchigiano. A Fano la conta dei danni va da nord a sud, partendo dalla Gimarra, dove il circolo velico è solo un ricordo ormai di ciò che era. Come si vede, stanotte abbiamo avuto una sorpresa. Abbiamo fatto le dune, però non ha servito niente, perché con il mare da Levante ha fatto una grossa mareggiata, c'è l'alta marea, e se le scogliere non vengono rinforzate, come potete ben vedere, guarda, vada quella scogliera, c'è una scogliera lì sotto e non c'è più. Bisogna rinforzare le scogliere. Ma il colpo più duro è stato inferto nella Sassonia, nel tratto senza scogliere, fino al Rastatt, che è diventato la solita piscina a cielo aperto, ma con le strutture balneari a nord in ginocchio, con l'acqua fin dentro i capanni. Occhio! Per l'ennesima volta con i gestori sull'orlo di una crisi di nervi, mentre a sud, dove c'è la scogliera, spiaggia per oltre 100 metri. Siamo a pochi metri dall'anfiteatro Rastatt, come vedete l'onda lunga sta arrivando fino a un metro in questo momento dalla concessione, qui il mare è padrone. Annullando le barriere che abbiamo fatto naturali con la ghiaia di un metro e mezzo, che sono ridicole, ma comunque questo è, praticamente il mare ha oltrepassato, è entrato fino all'interno delle piscine nelle nostre concessioni e nella zona più centrale addirittura è arrivata fino alla passeggiata e nella zona di Bagni Maurizio fino quasi alla passeggiata del Circo degli Anziani. Quindi da oggi mettiamo in chiaro le cose, che non è una questione dei bagnini, è una questione proprio di commercianti all'altezza della passeggiata, di bagnini, di residenti, perché io non vorrei che arrivassimo già da quest'anno, perché il prossimo greco levante il mare porterà via anche questo mezzo metro di ormai rimasto di barriera, di fare come in zona sud dove il mare entrò dentro le case. Esatto. Quindi cerchiamo di evitarlo, cioè stiamo lottando per avere queste scogliere. Il mare fra un paio di giorni pare che arrivi a 3 metri circa di onda. Quindi io non so come saremo messi fra una settimana. Qui la situazione è drammatica, la si può vedere tranquillamente solo con la sabbia che c'è e dove è arrivata. Una cosa così è sconvolgente, cioè non sappiamo veramente il nostro futuro quale sarà. In più non è giusto, mi sembra, ritrovarci in questa situazione e vedendo le nostre attrezzature che sono distrutte,
sulle quali abbiamo investito dei soldi per poter lavorare. Quindi io mi auguro che l'amministrazione a questo punto veramente ci dica che ci risolve il problema a breve, a tutti, se si può, perché comunque sia, o comunque un all'anno, ma comunque che si risolve il problema, perché ormai è ora di far veramente basta, non se ne può più. Allora, questo è lo sfogo, anche comprensibile ovviamente, dei gestori che in quel tratto di spiaggia investono, come avete sentito, soldi e quant'altro. E amministrazione che è stata chiamata in causa, ma non è evidentemente solo ed esclusivamente responsabilità dell'amministrazione. Ci colleghiamo adesso con il vice sindaco e assessore alla protezione civile Cristian Fanesi, che è collegato con noi dalla sede della protezione civile di Fano. Buonasera assessore, che durante la giornata ha effettuato numerosi sopralluoghi. Allora le chiedo Fanesi, intanto che cosa ha visto e soprattutto che cosa avete deciso come amministrazione da qui ai prossimi giorni. Direttore, mi permetto di dire che già da questa notte con i volontari del CP Club Mattei abbiamo intrapreso un monitoraggio costante dei volontari lungo tutta la nostra costa, perché era stata annunciata un'emergenza, un codice giallo, quindi un livello importante di attenzione che noi abbiamo recepito, e quindi con grazie ai volontari sempre pronti e disponibili abbiamo fatto sia questa notte appunto che nelle prime ore della mattinata un monitoraggio continuo delle situazioni per capire se c'erano problemi alle infrastrutture oltre che alle cose e alle persone. E dunque poi stamattina mi sono recato personalmente facendo pervenire agli operatori balneari, ovviamente dal servizio era molto chiaro, molto preoccupati, facendo pervenire la mia solidarietà e comunque un segno di presenza che l'amministrazione comunale certamente insieme a loro cercherà di fare tutte le azioni con la Regione Marche, che ha la competenza della difesa della costa, per migliorare la situazione. Quello che ho trovato è stato effettivamente una situazione molto grave, da una parte soprattutto per gli operatori balneari ovviamente, per cui Sassonia, Ponte Sasso, Arzilla e Gimarra, nessuna delle spiagge è stata risparmiata da questo evento, che però ecco, è un evento davvero eccezionale. Non è un caso che a Venezia ci sia un metro, ci sia il picco storico negli ultimi 50 anni di acqua alta, quindi è un problema eccezionale veramente che ha colpito questa zona. Tra l'altro, assessore, non era tanto, mi pare di poter dire. Sì, prego. Sì, no, volevo dirle, il problema è anche soprattutto laddove anche ci sono le scogliere, quindi è come se queste non ci fossero, perché il mare era talmente forte, talmente, le onde talmente alte che le barriere, le scogliere quasi non hanno servito a granché, mi pare. Sì, infatti più che la forza delle onde, mi pare di poter dire che il livello del mare era altissimo, esagerato, io non l'avevo mai visto così, e ovviamente una minima onda è riuscita ad entrare ovunque. Non è un caso che da anni non avevamo più la ghiaia lungo Viale Ruggeri, dove appunto sono stati fatti interventi di rinforzo e riemersione delle scogliere esistenti, e anche lì il mare era arrivato fino alla strada. Quindi anche laddove c'erano le scogliere, Gimarra un esempio, Ponte Sasso eccetera, il mare si è fatto sentire davvero tanto. Oltre a questo, insomma, i danni che abbiamo come dire, registrato, insomma, sono tantissimi, non tanto alle strutture fisiche. I capanni, insomma, da dove li abbiamo visti noi sono in piedi, l'acqua è entrata, ma agli impianti accessori appunto al capanno centrale, quindi i bagni eccetera. E veramente è stato un problema sia all'Arzilla che a Ponte Sasso, un problema molto evidente, molto grosso. Se andate a vedere, insomma, proprio ci sono scoperte le fondazioni dei capanni centrali. È stata veramente una situazione particolare. Aggiungo, se mi permette, anche che abbiamo segnalato nel contempo alle ferrovie
alcune criticità nello spirito di collaborazione, perché il mare in alcuni punti, soprattutto a Metauriglia e a Gimarra, abbiamo potuto constatare direttamente che le onde del mare arrivavano fin sopra la massicciata. Ovviamente non in maniera esagerata, però insomma la presenza dell'acqua salata, diciamo, sulla linea ferroviaria era evidente. Credo che le ferrovie abbiano rallentato i treni anche a questo proposito, credo, ma noi in ogni caso, assessore, abbiamo segnato questa situazione. Torno un attimo su un altro punto, perché abbiamo visto nel servizio poco fa i concessionari che sono preoccupati perché i loro stabilimenti non sono protetti dalle scogliere. Allora, chiedono scogliere. A che punto è? Si potranno avere queste scogliere? Si potranno realizzare? Quando si potranno eventualmente realizzare? Di chi è la competenza? Allora, per far chiarezza su questo, la competenza regionale. La competenza regionale nel senso che il Comune di Fano, insieme alla Regione Marche, con i quali abbiamo intrapreso ottimi rapporti, sono competenti per stanziare i fondi a difesa della costa, ovviamente con la nostra compartecipazione. La situazione è la seguente: noi abbiamo un programma, perché ovviamente, come lei immagina, la dislocazione degli scogli è onerosa, perché gli scogli vengono prevalentemente dalla Croazia, vengono trasportati via nave, vengono quindi trasportati al porto croato, vengono trasportati a Fano e poi vengono sistemati in loco. E non sono tante le ditte che lo fanno, questa attività. Quindi l'operazione è costosa. Dunque noi abbiamo, insieme alla Regione, programmato una serie di attività. Abbiamo iniziato a Sassonia con un'operazione che in questo momento ci fa dire che abbiamo protetto comunque un tratto di costa. Dobbiamo continuare. L'impegno dell'amministrazione e anche dell'Associazione dei Bagnini, con i quali stamattina ovviamente ho parlato e sono stato anche accompagnato dai loro rappresentanti a vedere alcune situazioni, è quella di chiudere Sassonia, ovvero di proseguire ponendo tre stecche di scogliere di fronte alla parte di Sassonia più vicina al porto, che quella è la nostra priorità. Per un setto, quando parliamo di setti parliamo di circa 100 metri di scogliera. Per un setto abbiamo già i finanziamenti e il bando è in fase di pubblicazione, dovrà essere pubblicato sulla stampa nazionale, quindi abbiamo chiesto dei preventivi proprio in questi giorni, quindi a giorni sarà pubblicato. Vogliamo, insieme alla Regione, stiamo cercando di trovare i fondi per farne altre due, che dovrebbero arrivare quindi a chiudere tutto, tutte le scogliere dal bersaglio compreso fino al porto. Questa è una delle priorità, perché quel lavoro non è finito, l'avevamo pensato per stralci, perché ovviamente le finanze non permettevano di farlo altrimenti, e lo vogliamo chiudere. Siamo mi pare di capire, per chiudere, l'altro progetto che stiamo... non abbiamo altro tempo, però mi pare di capire che per quest'inverno la situazione rimarrà la stessa, quella di oggi. Speriamo, visto che gli operatori balneari programmano le stagioni estive, speriamo di poter dare delle risposte subito concrete per la prossima stagione estiva. Bene, allora intanto grazie Assessore, grazie per questo suo intervento. Noi adesso andiamo invece a vedere la situazione a Marotta, dove la forte mareggiata si è fatta sentire e ha creato notevoli disagi e problemi anche lì. Vediamo. La mareggiata ha colpito gran parte del lungomare Cristoforo Colombo qui a Marotta e, come vedete, questa è la situazione che si presenta in questo istante. Rami, ghiaia e rifiuti di ogni genere sono stati portati ovunque dalle correnti. Le onde hanno invaso la strada e sono arrivate a rasentare le prime abitazioni dislocate nel lungomare. I detriti hanno invaso la carreggiata, stabilimenti balneari divorati e invasi dall'acqua, spiagge erosa anche a Ponte Sasso. C'è preoccupazione invece tra i residenti. Avete visto un po' la situazione che si presenta? Sono appena arrivato adesso, guarda. Beh. Però ovviamente è sotto gli occhi di tutti, ovviamente la mareggiata. Come sempre, come tutti gli anni e come sarà sempre nei secoli se non aumentano il livello delle scogliere. Questo lo sappiamo già da decenni, purtroppo.
e ogni anno ricadiamo sempre negli soliti errori. Scusi, hai visto la situazione ovviamente del lungomare, come si presenta oggi? Ho visto, d'altra parte ce se l'aspettava, perché era stata già messa da qualche giorno l'allerta ed è risultato. Ogni anno comunque queste sfuriate di vento e di mare da levante le fa qui da noi, tutto qui. Ho voluto venire proprio sul posto per verificare, diciamo, la situazione. Sì, perché sono un marinaio e volevo vedere un pochino come era messa la situazione. Abbiamo la barca a Senigallia, perciò siamo andati a vedere. Comunque il porto tutto a posto e qui ha fatto dei danni. D'altra parte la spiaggia qui è rimasta cortissima, ha bisogno di scogliere. Sono venuta a vedere per caso così, ma è un disastro. Non sono stati registrati danni particolari nella zona di Marotta, ma il problema delle mareggiate continua a persistere, allarmando di fatto anche il primo cittadino. Questa è una situazione critica che abbiamo da tanto tempo qui nel comune di Mondolfo e per il litorale della costa di Marotta. È da anni che chiediamo come comune di Mondolfo un intervento importante da parte della regione Marche. Iniziamo davvero ad essere anche stanchi, perché si deve passare dalle parole ai fatti. Penso che la Regione Marche deve prendere seriamente questa situazione. Non si può parlare di turismo da un lato e quindi vantarsi di essere arrivati secondi nella classifica della guida più famosa del mondo, però dall'altro lato c'è bisogno di fare i fatti, di portare avanti delle azioni concrete. Gravi danni invece registrati anche lungo la costa fermana, in particolare a Porto Sant'Elpidio, dove il mare è arrivato ad invadere la pista ciclabile e la carreggiata. Intaccati anche in questo caso gli stabilimenti balneari. Scene analoghe lungo la costa maceratese, a Porto Recanati, dove il mare ha mangiato parte della strada nella zona di Scossicci. A Porto Potenza Picena, a Civitanova Marche, invece l'acqua ha trascinato detriti sulle spiagge, sulle piste ciclabili. Il servizio era di Francesco Salvago. Il vento in burrasca non ha risparmiato nemmeno la costa pesarese, dove è ancora vivo il ricordo della mareggiata del 2015. Anche la costa e le spiagge pesaresi sono state battute dalle lunghe onde della mareggiata fin dalle prime ore della notte scorsa. Metri e metri di arenile mangiati dalla furia delle acque e subito i ricordi, soprattutto per chi subì i danni più forti, vanno al fortunale del febbraio 2015, in cui massi di diversi quintali furono sollevati come ramoscelli e le onde di oltre 5 metri scavalcarono la murata del porto di Levante. Questa volta, anche se è grosso, comunque sia, siamo salvi, ecco. Quindi non c'è nessun problema e speriamo che vada avanti in questo modo, ecco. È passata, è stato stanotte il brutto, fino a stamattina alle 6, alle 7. Era qualche anno che chiedevamo delle sovvenzioni per poter fare appunto queste nuove barriere, visto che qua non le hanno messe emerse, e sembra che siano stati stanziati 400.000 euro per appunto innalzarle, e questo dovrebbe iniziare verso aprile, mi hanno così detto. Spero che sia vero, perché comunque il mare sta diventando sempre più, insomma, pericoloso e forte. Come sempre lo spettacolo del mare gonfio e in burrasca rappresenta un'attrattiva per chi non subisce danni diretti, ma vede nello spettacolo della natura la risposta ai cambiamenti in atto e alla stagionalità, e chi invece poi coglie al balzo l'occasione per cimentarsi nella propria passione. Bello della mareggiata è che, vedi, noi pescatori proviamo a pescare le spigole, proviamo perché non le prendiamo, però questo è il mare giusto, dopo i danni che ha fatto, perlomeno ci dovrebbero essere, si spera, qualche pesce, almeno quello. Purtroppo qua, quando ci sono queste mareggiate, Pesaro, come fanno tutta la litorale qui è nostra, la spiaggia scompare purtroppo, perché le scogliere ormai sono vecchie, sono basse, soprattutto questa parte qua, e quindi è un grande problema per i bagnini per l'estate, quindi dovranno intervenire per forza la regione o non so per chi. Penso che sia ora di intervenire, perché altrimenti sempre peggio sarà. Intanto, per quanto riguarda il tempo, giovedì sarà sereno o parzialmente nuvoloso, mentre venerdì è previsto un nuovo peggioramento con pioggia su tutta la regione Marche.
E adesso cambiamo argomento, parliamo dei progetti promossi da Confcommercio per la promozione turistica del territorio. È stato presentato il nuovo itinerario dedicato all'archeologia. Eccellenze incredibili che abbiamo cercato di raccontare. Dopo gli itinerari della bellezza e quelli romantici, la Confcommercio di Pesaro e Urbino presenta un altro itinerario, ovvero archeologico, dedicato ai luoghi più suggestivi del territorio. L'itinerario prevede la scoperta di siti e musei in 7 diversi comuni marchigiani. Noi abbiamo proposto a questi comuni di mettersi in rete con altri comuni per un progetto unico di promozione e valorizzazione turistica, andando a prendere i turisti per portarli dentro al museo. E dall'itinerario della bellezza è scaturito poi l'itinerario romantico ed oggi l'itinerario archeologico, che mette insieme il comune di Pesaro, di Colli al Metauro, Terre Roveresche, Fossombrone, Cagli, Pergola e Sant'Angelo in Vado. Realtà che dal punto di vista storico e culturale sono molto importanti. Il progetto sarà presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, dove saranno presenti circa 75 tour operator, operatori del settore specializzati nel turismo. Prenotati inoltre anche spazi di promozione dell'itinerario anche a Berlino e Bergamo. Parlando di archeologia e antichità, fanalino di coda tra i comuni selezionati ci sarà anche la città di Fano, con la sua tradizione di storia romana, è entrato a far parte degli itinerari della bellezza solamente 2 giorni fa. Pertanto, solo dal prossimo anno si potrà trovare il comune di Fano anche nel percorso archeologico. Allora, dal 15 al 17 novembre si terrà a Fano il Festival dell'Editoria Indipendente. Giunto alla sua 6ª edizione, il Festival dell'Editoria Indipendente, organizzato dallo spazio autogestito Grizzly nella sede di Viale Romagna 55, è uno spaccato di alto livello su editori ed autori alloggi in questo contesto. Nella nuova biblioteca, allestita dai componenti del collettivo, saranno presenti una 50ina di case editrici che presenteranno il meglio della loro produzione. L'editoria indipendente, diversamente dalle grandi case editrici, cura con più attenzione il prodotto editoriale, cura con più attenzione anche i propri autori e quindi anche le tematiche che riesce a trovare pubblicate da case editrici indipendenti, sicuramente ti permette di affrontare delle tematiche forse più importanti. Nei 3 giorni dedicati al festival ci saranno incontri con gli autori, presentazioni di libri e performance musicali, nelle quali saranno toccate molte tematiche legate all'attualità, come immigrazione o di genere o anche pezzi di storia del nostro passato recente che ancora rappresentano ferite aperte, come la strage di Piazza Fontana a Milano. L'editoria indipendente è molto ampia, nel senso che si passa da un'editoria indipendente micro ad arrivare anche a una casa editrice indipendente. Quindi qualcuna viaggia bene, qualcuna fatica un po' di più. Noi tendenzialmente collaboriamo con case editrici di media piccola dimensione, sia del territorio ma anche di tutta Italia. Da venerdì 15 a domenica 17 novembre, a partire dal pomeriggio, barricate di carta sono una irrinunciabile meta per chi vuole approfondire attraverso fumetti e pubblicazioni la coscienza del pensiero critico. L'editoria indipendente però ha il grande pregio di dare voce a tematiche e anche ad autori che diversamente non troverebbero spazio. Sì, assolutamente. In questi anni veramente sono tantissimi gli autori che hanno attraversato barricate di carta, da autori più conosciuti ad autori meno conosciuti. Questo sicuramente è un pregio anche rispetto a quello che dicevamo prima, no? Rispetto alla possibilità di editare su tematiche che magari non troverebbero spazio, anche se d'attualità, anche se importanti, in altre magari grandi case editrici. Questo sicuramente sì. E questa mattina è stata presentata un'altra manifestazione che riguarda il prossimo Natale, ovvero il Natale che non ti aspetti, iniziative che partiranno dal 23 dicembre fino al 6 gennaio.
Lo hanno intitolato Il Natale che non ti aspetti, ma in realtà quello della provincia di Pesaro Urbino è proprio il Natale che vorresti. Mercatini di alta qualità, iniziative, intere città addobbate a dovere e attrattive diffuse per tutta la famiglia. E luoghi suggestivi da visitare. Anche quest'anno l'impianto scenico e i luoghi coinvolti nell'iniziativa di respiro ormai regionale è di prim'ordine. Anche la proposta dei mercatini è cresciuta esponenzialmente anno dopo anno e che da due città inizialmente coinvolte, Frontone e Candelara, oggi si è arrivati a presentarne ben 18 e ognuna con una sua particolarità, a creare un vero e proprio circuito del Natale nella provincia pesarese. Beh, fino a un po' di anni fa si partiva dalle Marche per andare in Alto Adige a visitare i mercatini. Adesso sta succedendo il contrario, si parte dall'Italia e anche dall'estero per venire a visitare i mercatini di Natale nella provincia di Pesaro Urbino. Una grande opportunità di attrazione per il territorio della provincia di Pesaro Urbino con l'obiettivo. Questo ormai per noi è un progetto consolidato che sta dando risultati importanti ed estendere, perché no, questo progetto al resto delle Marche, perché se avremo la capacità, e credo che le premesse ci siano tutte, questi eventi fanno vivere alle Marche una seconda alta stagione dal punto di vista turistico. Dal 23 novembre al 6 gennaio una giostra travolgente di iniziative con alcuni capisaldi irrinunciabili, come oltre alle due capostipiti si inseriscono ormai da tempo Monbaroccio e Urbania, che chiude con la discesa di 36 metri della Befana, passando poi per Gradara con il Castello di Natale e le vie dei presepi di Urbino. In ogni caso, tutto questo lo si deve agli oltre 1000 volontari della Proloco. Le novità di queste edizioni, sì, partiamo con 4 località in più che hanno aderito al progetto del Natale che non ti aspetti. E abbiamo il 22 e il 23 di novembre, per la prima volta nella nostra provincia, il nostro presidente nazionale delle Proloco, Nino La Spina. E ci sono novità nei nostri borghi, mi viene da accennarne una su Monbaroccio, nuove location, nuove attrattive che sono il punto nevralgico nei nostri borghi di accoglienza e anche di intrattenimento dei bambini, delle famiglie. Quindi i nostri borghi sempre curati con tanto amore, e questo amore lo possiamo solo avere dai volontari, perché solo i volontari possono produrre tutto quell'amore nell'addobbare, nell'abbellire i nostri borghi, i nostri castelli, le nostre città, le nostre piazze, perché io credo che uno che sia pagato, che lo può fare per mestiere, non lo farà mai con quell'amore che ci può mettere un volontario, uno che abita nel borgo. Allora, prima di chiudere il nostro telegiornale, torniamo a collegarci con la sede della Protezione Civile di Fano, perché c'è, come vedete, saluto il presidente del Cibiclub Mattei di Fano, Saverio Olivi. Tra l'altro a lui vanno anche i nostri complimenti, perché Ciao Marco, è stato nominato nel Comitato Nazionale della Protezione Civile a Roma, quindi è un incarico prestigioso per il quale naturalmente anche noi siamo contenti, quindi complimenti Olivi. Allora, tornando al maltempo, come state fronteggiando questa parte finale, diciamo, di questa ondata di cattivo tempo, e come avete lavorato in queste ore? Dunque, noi come sempre abbiamo una convenzione col Comune, quindi ci mettiamo a disposizione. La prima cosa che facciamo, la prima allerta, partiamo per il monitoraggio e quindi siamo l'occhio sul territorio per riferire in pratica con l'amministrazione e tutto il comparto di protezione civile, cioè per far arrivare subito, immediatamente, laddove c'è un qualcosa di particolare, dove possiamo intervenire. È chiaro che con una marea non si può fare assolutamente niente se non tenerla sotto controllo ed avere l'occhio vigile se qualcosa, se in qualche punto si può intervenire. Abbiamo fatto questo in pratica durante la notte, nelle prime ore di stamattina, poi abbiamo visto che il tempo è andato migliorando e quindi siamo stati qui in sede 4-5 volontari pronti eventualmente a qualsiasi richiesta pervenisse dalla parte dell'amministrazione comunale. Ecco, Olivi, durante l'intervista nel servizio che abbiamo mandato nel corso del telegiornale, una delle persone intervistate accennava ad un nuovo peggioramento. Ci può dire qualche cosa in proposito nei prossimi giorni?
Tutta la settimana non è delle migliori e quindi c'è da aspettarselo in pratica un peggioramento. Naturalmente noi non seguiamo la parte meteo che ci perviene in pratica dalla Protezione Civile regionale. A volte avviene sulla nostra città, sulla nostra costa, magari a volte avviene 10 km più all'interno o in pratica a sud o a nord. Difatti è che tutta la settimana piove ed è un tempo non dei migliori. Comunque, per chiudere, direi che la situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma voi sarete comunque operativi anche oggi, anche questa notte? Sì, noi siamo qua, tra l'altro questa sera abbiamo un corso presso la sede che finirà a notte fonda e poi qualcuno rimarrà dei nostri giovani, perché ieri sono rimasti i più giovani in pratica a disposizione. Bene, grazie allora, buon lavoro a lei e a tutta la Protezione Civile di Fano e noi ci salutiamo invece adesso dandovi appuntamento a domani per la rassegna stampa, però prima voglio ricordarvi che lunedì prossimo, il 18 di novembre, qui a Fano TV alle ore 21 ci sarà come sempre la diretta con Primo Cittadino e l'ospite, il primo cittadino ospite sarà il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi. Come vedete, poi ci sono anche riferimenti per scrivere i vostri messaggi, prendere appunti con il numero di telefono per eventualmente intervenire in diretta. Tra poco, invece, dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, ci sarà uno speciale dedicato all'ortopedia e alla fisioterapia, in particolare della protesi al ginocchio. Grazie per averci seguito, arrivederci a domani.